E alla fine potrebbe arrivare molto prima del previsto il debutto di Francesco Camarda con la prima squadra. Pensate, già convocato per la partita di domani. Vediamo se Pioli gli darà qualche minuto, anche perché l'unica prima punta disponibile è Jovic. Sotto Jovic chi c'è? Francesco Camarda, attualmente l'attaccante più pronto. Non solo a livello fisico, perché lo abbiamo visto, adesso sapete che le immagini non ve le posso più portare, andate nell'account ufficiale del Milan, parlano loro della primavera adesso, quindi le immagini le trovate lì, ma lo vedete che spilungone che è diventato, già doti fisiche importanti, già 15enne, ma è più alto e più grande rispetto a tutti i suoi compagni di primavera, doti tecniche finalizzative pure non gli mancano, come andremo a vedere in questo video. Andremo a dare un occhio in tutte le sue statistiche per capire appunto, a parte gol, cosa ci può portare questo ragazzo, come detto, che è già stato convocato per la partita di domani. In tanti mi avevate dato addosso qualche mese fa quando ipotizzavo una sua convocazione, neanche adesso ma più avanti, quando avrebbe compiuto i 16 anni, invece hanno deciso di portarlo subito, forse complice, a parte infortuni, l'esplosione anche di Lamine Yamal, come stesso vi avevo ricordato qualche mese fa, appunto già titolare al Barcellona, ha già anche debuttato nella nazionale spagnola, ha già fatto un gol. Ragazzi, io mi metto nei panni del ragazzo, ma anche dei genitori del ragazzo, dicono, se all'estero danno opportunità ai giovani subito in prima squadra, perché noi dobbiamo stare al Milan e farci ancora 3 anni di primavera, prestito, quello che è, prima di debuttare, quando all'estero ai 16 anni gli danno già opportunità. Quindi si sta anche già lavorando al contratto, probabilmente c'è già un accordo, una bozza di accordo, quello che è, anche perché difficilmente fanno debuttare un ragazzo prima del compimento dei 16 anni, rischiando che poi esplodi e senza avere niente in mano. Poi ovviamente le firme si metteranno al compimento dei 16 anni, ma credo che sia già tutto delineato e ci sia un accordo con famiglia, giocatore, club, anche perché ricordiamolo, Camarda, famiglia milanista, tutta milanista, dal nonno Pino Camarda, che ogni tanto ha anche scritto qua sotto nel canale qualche commento, immagino sia lui, Pino Camarda, mette il nome, quindi parla appunto del nipote come se fosse suo nipote, immagino appunto che sia lui, quindi e lo stesso lui rimarca come appunto siano tutti milanisti nella sua famiglia, cuore milanista, quindi speriamo che continui questo sogno di vedere appunto crescere qualche giovane portato dalla primavera alla prima squadra, come fatto con tante bandiere, che poi ovviamente sappiamo adesso bandiere per tante ragioni è difficile trovarle. Lo stesso Camarda, se il Milan poi andrà al suo passo in obiettivi, vittorie e quant'altro, e Camarda andrà allo stesso passo del Milan, allora si potrà fare una storia lunga, come è stato con Maldini o con tanti altri. Nel caso uno dei due il livello è diverso, cioè il Milan va troppo bene, Camarda non esplode, si troverà un'altra opzione per lui. Discorso contrario, Camarda diventa un fenomeno, il Milan non vince più, allora Camarda anche lui dovrà andarsi a cercare gloria altrove. Comunque questo è futuro, tutte ipotesi, per il momento fermiamoci a quello che è successo finora, cioè tanti gol. Iniziamo appunto da questi, cioè la sua media gol e assist nelle sue partite dell'ultimo anno. Vediamo 0,8 gol a partita e assist 0,2, cioè media un gol o un assist ogni partita, cioè quindi sempre entra nel tabellino con un gol o con un assist. Non da sottovalutare appunto la statistica assist, perché come Giroud è un calciatore che è bravo anche con le sponde, ha un buon piede, sa anche bravo di testa, fare appunto sponde di testa, di piede, è completo, quindi non dà solo tanti gol che sono quelli che poi fanno parlare di lui, ma è uno che fa anche segnare la squadra, quindi ottima media gol e assist, come anche la precisione di tiro in porta superiore al 45% e soprattutto tirando più di 3 volte a partita, ovviamente ricordiamo statistiche della primavera, ma comunque giocando con gente molto più grande di lui. Comunque statistiche molto importanti, come detto, non solo la precisione di tiro in porta, ma anche quante volte tira a partita.
precisione passaggi pure vicina al 70%, un gran bel dato per un attaccante centrale. Ok, ricordiamo ovviamente i centrocampisti hanno statistiche più alte come Reinders, che è vicino al 90. Per gli attaccanti essere vicino al 70 va molto bene, i problemi iniziano quando si è vicino al 50-60%. Ottimo poi anche la precisione di dribbling riusciti vicino al 50%, 45,5, provandoci 5 volte a partita, è un bel dato, ok? Quindi provandoci 5 volte con una media di successo del 45%, circa 2,5 volte a partita salta l'uomo, ovviamente salta l'uomo in zone offensive vicine alla porta, non è un esterno, un centrocampista come detto, però è uno che se ci prova 5 volte il dribbling, riuscendoci quasi un 50% delle volte, è un gran bel dato anche questo, soprattutto perché come detto si tratta di un attaccante centrale, che Giroud non ci arriva neanche vicino a questa cifra. Da migliorare sicuramente i duelli aerei, pensate appena un 35% per un ragazzo della sua stazza, sicuramente un dato che deve migliorare non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva, perché sarà anche importante per difendere. Questa cosa sicuramente gli manca, è un qualcosa che sicuramente gente più pronta come Giroud o altri difensivamente anche sui calci d'angolo si farebbero sentire molto di più, quindi questo è comunque un qualcosa da non sottovalutare, perché portare centimetri in difesa su calci d'angolo e punizioni è importante, un calciatore di questo tipo sicuramente non ti dà quella copertura che gente più esperta ti può dare, quindi un dato che deve migliorare, sul quale però ci può lavorare tantissimo, perché sappiamo che gol di testa in fase offensiva ne ha fatti parecchi, ovviamente quando si tratta di duelli aerei, si tratta di duelli aerei in palla contesa, quindi appunto magari in una mischia di calcio d'angolo o in fase difensiva su un calcio di punizione in sfavore. Statistiche di Giroud, poi le vediamo anche in questo caso simile, però meno gol, meno assist, migliora precisione di tiro in porta tirando però meno volte, migliora precisione passaggi, dribbling riusciti anche lui vedete vicino al 50%, ma provandoci solo una volta. Giroud sappiamo un calciatore che non dribbla, però anche lui ha imparato a migliorare l'effettività di quando fai dribbling, pur provandoci quasi mai, quindi un dato che Camara deve sicuramente migliorare, come anche i duelli aerei vinti, che è quello che dicevo, Giroud 50% di duelli aerei vinti, 7 duelli a partita, uno che in fase difensiva, non solo offensiva, si fa sentire molto. Questo è quanto per questo video, non ci resta che aspettare, vedere se Pioli deciderà di farlo debuttare, magari dargli qualche minuto a fine gara, o se decide di inventarsi piuttosto nell'emergenza Krunic prima punta, perché se vi ricordate lo abbiamo già visto un paio di campionati fa Krunic giocare attaccante centrale quando non avevamo nessuno disponibile, un Luca Romero, non lo so, vediamo se Pioli non si inventa qualcosa di strano, se lancia questo giovane nella mischia. Ditemi qua sotto cosa pensate, cosa fareste voi, io lo sapete cosa farei, io sicuramente qualche minuto glielo darei, perché sapete come mi piace vedere crescere i giovani in casa e dargli spazio, e adesso che c'è l'opportunità, oltretutto in una zona dove abbiamo il talento più cristallino degli ultimi anni, cioè, io sicuramente qualche minuto glielo darei, ovviamente gara permettendo, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.